Ciao a tutti amici, bentornati, ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro cammino, ma dobbiamo andare ed entrare nella parrocchia Buon Pastore. Sapete che la parrocchia Buon Pastore è all'interno del seminario e qui c'è qualcuno che ci aspetta per la nostra solita chiacchierata. Venite, seguiteci. Beh amici, venite, andiamo, c'è qualcuno che ci aspetta nella parrocchia Buon Pastore ed è una delle giovanissime che frequenta il gruppo della parrocchia Buon Pastore. Ciao Rita! Allora, ciao Rita, presentati, ecco. Allora, io sono Rita, ho 15 anni e appunto faccio parte di questa parrocchia, la parrocchia Buon Pastore. Entriamo subito nel vivo di queste domande. Ma Rita, qual è il tuo incarico, quale servizio presti all'interno della comunità? Allora, in questa comunità io come servizio presto il ministrante, cioè oramai sono 4-5 anni che ho questo incarico, diciamo così. Ora chiediamo a Rita, abbiamo ascoltato Don Nicola, ora ascoltiamo te, sulla parola vocazione. Cos'è per te questa parola? Cosa significa vocazione? Allora, per me la parola vocazione, come ho detto già fin dall'inizio, l'ho ricevuta quando il vescovo mi ha fatto indossare la veste. Tutto, diciamo, è iniziato con una chiamata, quindi per me da quando ero piccola ho iniziato questo percorso che continua ancora oggi. Per me appunto la vocazione è un cammino di fede che io percorro. Non so se vi ricordate quello che ci ha detto l'ospite della scorsa volta, Don Nicola, che da qualche mese parrocchia e seminario vivono un cammino più a stretto contatto. È proprio per questo che anche i due seminaristi che vivono in questa grande casa ora vivono più a stretto contatto anche con voi giovanissimi della comunità. Perché? Perché voi dovete sapere, amici, che ogni mercoledì alle 19:30 il gruppo giovanissimi si incontra per un cammino di catechesi formativo. E proprio dall'anno scorso i nostri due seminaristi vivono questo cammino in vostra compagnia. Che emozioni, che sensazioni vi ha fatto all'inizio quando vi hanno fatto, quando li avete conosciuti e poi man mano che appunto avete condiviso e condividete ancora oggi questo cammino? Noi all'inizio pensavamo che fossero diciamo persone diverse da noi, che percorressero un cammino diverso dal nostro. Invece, conoscendoli meglio, comunque, ogni mercoledì sera, stando con loro diverse sere, perché noi appunto ci incontriamo, facciamo partite da calcio, oppure andiamo a fare qualche serata bowling, diciamo che adesso siamo uniti, come ha detto Mattia, e possiamo dire che l'arrivo di questi due seminaristi ci ha portato gioia, allegria, poi divertimento. Va bene, grazie Rita. Rita è molto emozionata, quindi la dovete un po' comprendere, amici. Sì, è vero, quindi avete iniziato questo cammino e lo continuerete. Ringraziamo Rita per il suo tempo, per il tempo che ci ha donato, e la lasciamo alle sue vicende, quindi ti lasciamo continuare il tuo servizio in chiesa. Grazie mille. Grazie, ciao a voi, Rita. Ciao, ciao. Ciao. Stando l'uno accanto all'altro, camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia.